Comunicato il cronoprogramma dei lavori, qual è il passo avanti rispetto a questa manifestazione così importante rispetto a quanto si è già detto? Ma verrà comunicato il programma dei lavori, ma quello che è più importante, che fa oggi un giorno diverso rispetto ad altre presentazioni soltanto apparentemente simili, è che presentiamo tutta la squadra impegnata nella realizzazione dell'opera, illustrando le diverse modalità, i tempi e i modi di affrontare i problemi che compongono il progetto. Quindi abbiamo il contraente generale, abbiamo il project manager consultant, cioè il consulente di altissimo livello che aiuta la Stretto di Messina a controllare tempi, qualità dei lavori e costi. Abbiamo il monitor ambientale, che possiamo chiamare come un guardiano dell'ambiente, perché già sta lavorando, ha cominciato a lavorare prima dell'apertura dei cantieri, lavorerà per tutto quest'anno, lavorerà durante i lavori e ancora dopo l'apertura al traffico, quindi un piano di monitoraggio ambientale che vale oltre 30 milioni di euro, e già questo numero vi dice quanta importanza e quanta attenzione è riservata alla difesa dell'ambiente da questo progetto. Abbiamo voluto che venissero qui gli uomini che saranno coinvolti insieme a noi direttamente nella realizzazione, vi spiegheranno, illustreranno le loro capacità, il loro know-how, cosa hanno fatto nel mondo. Abbiamo anche il presidente della Parsons Chapelle che è riuscito ad arrivare nonostante le bufere di neve, e quindi per dimostrare la serietà delle cose che stiamo facendo. La data del ministro Matteoli, 1 gennaio 2016, verrà confermata? La data del ministro Matteoli è il 1 gennaio 2017, è la data di tutti noi, è la data del cronoprogramma, non nasce da una scommessa e basta, nasce da un programma molto impegnativo, ma va basato sui tempi contrattuali. Noi stiamo lavorando con dei contratti vincolanti, non stiamo discutendo di un progetto da approfondire, studiare, no? Ma stiamo parlando di un progetto in fase di realizzazione. Abbiamo contratti, abbiamo tempi, abbiamo metodi, abbiamo anche costi, abbiamo clausole e impegni da rispettare. I contestatori qui fuori dicono che non avete un progetto definitivo, però cosa rispondono? Ma che non conoscono come si fanno le opere, a me dispiace, non tutti possono fare gli ingegneri, i contraenti generali, gli esperti di monitoraggio ambientale. Allora, la legge obiettivo prevede questa modalità realizzativa, il progetto preliminare è stato approvato a suo tempo da tutti gli organismi, i massimi organismi italiani, dal CIPE, sotto l'aspetto finanziario, tecnico, di impatto ambientale, di localizzazione urbanistica. Abbiamo fatto una gara che è durata 2 anni, abbiamo coinvolto tutti i principali operatori mondiali in grado di costruire un ponte come questo. Vedrete il curriculum di chi ha vinto la gara e credo che sarà sufficiente per convincere che hanno tutte le capacità per fare quest'opera. Adesso l'impegno è già dal 1 di febbraio è partita la redazione del progetto definitivo, come si fa in questi casi. Il progetto definitivo verrà completato entro 6 mesi, più precisamente entro la fine di settembre. Ci saranno le procedure di approvazione e l'apertura dei cantieri all'inizio del 2011. Nel frattempo abbiamo aperto il primo cantiere, che è quello di Cannitello, sulla costa calabrese. A proposito del cantiere di Cannitello, vuol fare un commento rispetto a quanto denunciato da Striscia la Notizia nei giorni scorsi? Qual è la Striscia la Notizia? Non ho visto. Nel cantiere sostanzialmente non c'è scritto che si tratta di un cantiere del ponte, ci sono solo due operai che dicono di fare delle pulizie. Io ho visto un servizio di Ballarò, non so se è lo stesso di cui parliamo. No. Ma guardi, allora credo che oggi proietteremo questo benedetto cartello. Mi sembra veramente una polemica incredibile discutere del cartello fuori dal cantiere. Bisogna vedere quando è stata fatta quella registrazione. Non credo che sia stata fatta recentemente, magari nei primi giorni, negli ultimi giorni di dicembre, magari durante le feste di Natale, che ne so. Comunque vi posso assicurare che il cartello, che non aggiunge molto alla serietà del nostro lavoro, ma il cartello c'è. Per quanto riguarda invece i soggetti istituzionali come i senatori dell'UDC che contestano il ponte perché dicono che a Messina ci sono altre priorità dopo i recenti disastri, a loro cosa risponde? Che sono soggetti, insomma, che contestano, istituzionali, non manifestanti. Ma guardi, le priorità le fissa il governo del paese,
credo, certo non è stretto di Messina, io sono soltanto l'amministratore delegato di stretto di Messina, ho il compito di realizzare quest'opera. Le priorità e la ripartizione delle risorse le stabilisce il governo, mi sembra che il governo abbia stanziato risorse importanti anche per il dissesto idrogeologico e le conseguenze dei noti fatti di Giampilieri. Non sono due opere in gara tra di loro, cioè questa idea di fare sempre il derby, come se fosse un derby calcistico, tra interventi che sono necessari, obbligatori, prioritari per risanare i problemi geologici di questa costa, non soltanto di questa parte della Sicilia, non sono in concorrenza con realizzare un'opera come il Ponte sullo Stretto. Mi sembra un po' riduttivo discutere sempre in base a un ma ci vorrebbe ben altro, no? Il benaltrismo ha fatto sì che noi non facciamo molte cose, ma vengo sempre soltanto rinviate, in attesa di fare qualche altra cosa che non si sa bene mai cosa sia di preciso. Il ponte si farà, le opere connesse e collegate al ponte, è stata approvata recentemente la delibera dal Consiglio Comunale, quando si farà? Sì, guardi, noi abbiamo fatto già una riunione a Roma proprio per le opere connesse, complementari, mitigatrici, come vengono definite, sono diverse categorie di opere, lo dirò durante il mio intervento, proprio partendo dalle tabelle che il Consiglio Comunale ha approvato, che ci ha trasmesso la società e che abbiamo cominciato ad esaminare a Roma in una riunione allargata ai ministeri competenti, a Rete Ferroviaria Italiana, oltre che a Stretto di Messina e agli altri, l'autorità sul territorio, c'era il comune, c'era la provincia, c'era la regione, c'erano tutte. Alcune di queste opere fanno parte del progetto del ponte, voi le conoscete meglio di me, la variante della cittadella universitaria, la variante della rete della linea ferroviaria, la stazione di Gazzi, le stazioni intermedie di Papardo, Annunziata, Europa. Alcune di queste opere andranno nel progetto definitivo e per questo abbiamo fatto, come sapete, anche pressione nei limiti del consentito sui tempi della delibera del Consiglio Comunale perché venisse indicato il piano che la città riteneva importante da fare. Altre opere fanno parte delle cosiddette opere compensative e mitigatrici, in realtà il Consiglio Comunale a Roma si dice si è un po' allargato, cioè nel senso che ne ha messe un po' tante, vedremo un ordine di priorità, vedremo come renderle compatibili, altre ancora sono opere connesse, cioè non strettamente collegate al ponte, di cui peraltro il territorio ha bisogno, ha necessità e di cui dovremmo inserirle in diversi programmi e strumenti di pianificazione per assicurarne la copertura finanziaria. Il primo cantiere quando sarà aperto sul fronte siciliano? Noi contiamo nel 2010 di avviare i lavori di alcune opere propedeutiche o funzionali come vengono definite, in particolare stiamo traguardando il collegamento autostradale tra Curcuraci e Annunziata che è sulla linea di collegamento dal ponte verso gli svincoli famosi di Giostra e Annunziata, ma che ha una sua valenza a prescindere dal completamento in anticipo e quasi, direi quasi a prescindere dal ponte, questa è senz'altro una delle opere a cui stiamo pensando per l'avvio durante il 2010. I cantieri principali, le torri, non soltanto le torri, nel 2011 alla fine del percorso di approvazione del progetto definitivo in corso di redazione. Questa è una tempistica molto impegnativa, come deve essere una tempistica vera, ma che con il supporto di tutti riusciremo a fare. Ancora una domanda per la diretta su Tremedia, relativamente a quanto deciso invece dal Consiglio Comunale, lei ha detto un attimo fa si è un po' allargato il Consiglio Comunale nel dettare le opere compensative, e allora il dialogo col territorio? Beh, il dialogo è proprio in questo, no? Il territorio chiede, noi l'abbiamo anche, se posso usare un termine così un po' colloquiale, provocato a definire il piano, come ricorderete, perché era importante per noi avere alcune indicazioni fondamentali prima dell'avvio della progettazione definitiva. Progettazione definitiva che è stata avviata il 1 febbraio, e devo dire che il Consiglio Comunale è stato tempestivo perché, se non mi ricordo male, il 25-26 di gennaio ha preso le sue delibere. Ha fatto un piano ampio, un piano che considera il ponte ma che va anche al di là del ponte, oltre il ponte,
ricordo un'opera importante, il collegamento tra Tremestieri e Giostra, non si può dire che sia un'opera strettamente collegata e connessa al ponte, ma fa parte quasi di un ridisegno territoriale. Allora, dicevo prima, ci sono delle opere che entreranno immediatamente nel progetto preliminare, la variante della cittadella universitaria, la variante ferroviaria, le fermate di Papardo, e così come la nuova stazione ferroviaria di Messina, che verrà realizzata ovviamente non da noi ma da RFI. Le opere mitigatrici pure hanno una copertura nell'ambito del progetto del ponte, lo dirò dopo. Altre opere hanno bisogno di individuare anche delle risorse finanziarie ad hoc, magari con la collaborazione anche della regione, oltre che della finanza centrale.